un ragazzo un po' come tanti, che lavorava, tirava avanti ed aspettava senza pretese il suo stipendio a fine mese. La madre a carico in due locali, mobili usati, presi a cambiare. In un palazzo un po' malandato, servizi in corte, fitto bloccato. Ma quella casa, ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa, ma quella casa l'han buttata giù. Morta la madre, rimasto solo, pensa alle nozze e all'amorosa, sì, che già prepara il velo da sposa ed il corredo per la sua casa. Per quella casa, vitto bloccato, 3.000 al mese spese comprese. Lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento. Bravo! Ma quella casa, ma quella casa l'han buttata giù. Già tutto è pronto, le pubblicazioni, il rito in chiesa e i testimoni. Quando ecco arriva un tipo astratto, con baffi e barba e a viso disfratto. E quel palazzo un po' malandato va demolito per farci un prato. Il nostro amico la casa perde per una legge del piano verde. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'han buttata giù. È ora di finirla, di buttare giù le case per fare i prati. Ci interessano noi i prati. Guarda quello lì, doveva sposarsi, trag. Gli buttano giù la casa, non può più sposarsi, roba da matti. Non capisco queste cose, questi problemi. Non capisco neanche Celentano io, non mai qui neanche. Ma cosa fai? E tu lì? Io sono qui. Andiamo lì. Beh, andiamo lì, va? Andiamo, va?